Buonasera da Pierpaolo Flammini, siamo qui per un aperitivo con dal caffè 29 qui in Grotta a Mare, in via Manzoni, vicino a Piazza Carducci. Una trasmissione particolare perché per un problema tecnico che avevamo risolto e poi si è ripresentato, e contro le macchine non si può fare nulla a volte, questa trasmissione andrà in differita, registriamo comunque in tempo reale, poi tempo di caricarla online e potrete tutti vederla. Con noi ringraziamo per la cortesia e anche per la pazienza Bruno Gabrielli, Presidente del Consiglio Comunale del San Benito del Tronto di Forza Italia, e con me qui sempre Carlo Fazzini, cronista politico di Riviera Oggi. La domanda iniziale che pongo a Gabrielli, essendo lui tra i più esperti comunque di questa amministrazione Piunti e anche assessore comunale oltre che provinciale già nella giunta Martinelli, sempre il centrodestra, similitudini e differenze tra quello, l'esperienza diciamo con Martinelli che durò 4 anni, questi primi 6 mesi con il sindaco Piunti. Grazie, innanzitutto io porgo un saluto a tutti i spettatori che stanno seguendo e che seguiranno questa trasmissione su Riviera Oggi. Ringrazio la vostra redazione perché mentre si stava cercando di risolvere qualche problema tecnico si faceva riferimento ai primi esperimenti del 2006-2007, quindi diciamo che la vostra realtà è stata quella che in qualche modo ha sperimentato per primo questo modo di entrare nelle case dei cittadini, ma non solo, adesso attraverso internet anche su tutte diciamo, quelli che possono essere i nostri compaesani che si trovano fuori. Uno su tutti lo voglio salutare, che è un carissimo amico che tra l'altro segue sempre questo giornale, ed è appunto il colonnello dell'esercito Emilio Bianconi, che ci segue da Torino. Lui un caro saluto, e per rispondere ecco, alla sua domanda, quali sono le similitudini e le differenze? Beh, la similitudine è sicuramente la stessa voglia di governare bene la città, e le differenze sicuramente sono questi anni che sono passati, dal 2001 ad oggi sono passati 15 anni in cui abbiamo continuato a fare politica, abbiamo continuato ad accumulare esperienza, e questo oggi insomma cerchiamo di metterla a disposizione della nostra città per fare bene, come del resto facevamo bene 15 anni fa, perché se questa città è cambiata in meglio lo si deve anche e soprattutto a quell'amministrazione che all'epoca riuscì a fare il nuovo tratto del lungomare sud. Noi contiamo ecco, di fare anche delle opere importanti per questa città. Sicuramente la cosa più importante che possiamo fare è amministrare bene, con in quel senso che più spesso il nostro sindaco ha invocato, che è quello del buon padre di famiglia. Sì, prego. Sulla questione dei gazebo fuori diciamo dalle attività commerciali, soprattutto prima di Natale, a novembre, diciembre se ne è parlato, e si è anche parlato di una impostazione diversa tra l'assessore Olivieri e appunto Bruno Gabrielli, più permissivo diciamo la linea Olivieri-Chiodi, e invece più intransigente quella di Gabrielli. Possiamo puntualizzare insomma qual è l'opinione dell'amministrazione comunale, anche perché il regolamento dovrebbe essere adottato in tempi brevi. Sicuramente, allora innanzitutto diciamo che non c'è una linea Gabrielli e una linea Olivieri Chiodi, c'è una linea che è quella che porta al rispetto delle regole. Ed è qualcosa che è importante per la nostra città, perché molto spesso ecco, magari si pone l'attenzione no, sul degrado ambientale, è anche importante porre l'attenzione sul degrado morale che questa città negli ultimi anni ha avuto. E lo possiamo vedere, un esempio classico proprio è la Movida Molesta, che purtroppo è nata e si è sviluppata in pieno centro cittadino. Questo è accaduto perché a un certo punto le regole che ci sono sempre state in qualche maniera non fatte rispettare o non
sanzionate nel modo dovuto. Il discorso che riguarda l'occupazione del suolo pubblico è normato e regolato appunto da quel regolamento che fu approvato anni or sono dall'amministrazione Casper. E quel regolamento prevede appunto che vi siano delle regole da rispettare. Ora, laddove chi occupa il suolo pubblico non rispetta quelle regole, non si capisce per quale motivo si debba far finta di nulla. E vi posso assicurare che in questi anni la Polizia Municipale molto spesso è intervenuta per rilevare queste mancanze e sanzionarle. Il problema è che tutto si risolveva in base al codice della strada, quindi con una sanzione amministrativa di poco conto, tra l'altro, si parla di 110 euro. Tra l'altro, ecco, pagate nell'immediatezza anche uno sconto. Ci rendiamo conto che non è quello, quindi è deterrente per far rispettare le regole. Allora noi ci siamo posti nella condizione di fare in modo che, oltre a questo tipo di pena, ve ne fossero delle altre accessorie. Una su tutte, la poter comminare al gestore del locale l'inutilizzabilità dell'occupazione del suolo pubblico. Quindi, a differenza del passato, dove venivano soltanto comminate delle pene amministrative legate al mancato rispetto del codice della strada, oggi con questa amministrazione si è pensato di dare delle pene accessorie che avessero sicuramente più penalizzanti il mancato rispetto delle regole stesse. Una su tutte, l'impossibilità di utilizzare l'occupazione del suolo pubblico da prima per 5 giorni e poi in caso di reiterazione della mancanza per 15 giorni e poi ecco fino ad arrivare alla sospensione proprio totale dell'utilizzo dell'occupazione del suolo pubblico. Io credo che questo sia dovuto in una città che vuole essere al passo con i tempi, ma che soprattutto vuole dare degli esempi a tutti, sia cittadini, liberi cittadini che commerciali. Credo che il rispetto delle regole sia la base di qualsiasi convivenza civile. Sempre sicuro essere l'anno dei regolamenti. Il regolamento si è parlato molto, è diventato anche terreno di scontro politico e quello relativo ai contributi. Sappiamo che ci sono state delle osservazioni sul tema da parte del segretario comunale che ha portato a mettere all'ordine del giorno e possiamo fare in generale appunto il nuovo regolamento. Dall'opposizione fanno notare che dalle prime indicazioni l'amministrazione voleva calendarizzare subito la votazione d'assise sul nuovo regolamento, invece dopo l'incontro in commissione si è deciso diciamo un po' di procrastinare. Vorremmo sapere se in che modo la commissione era stato coinvolto, quello che poi il capo dell'organo legislativo sapente, il capo del Consiglio Comunale, visto che si parlava di organizzazione del Consiglio Comunale. Allora, io per quanto riguarda il regolamento sulla concessione dei contributi trovo veramente sconvolgente questo modo di fare opposizione da parte di chi effettivamente era e voleva in qualche maniera occuparsi già di questo regolamento anni or sono. Ricordo infatti che questa bozza di regolamento che è stata portata in commissione consigliare è una bozza risalente nel tempo, che c'era stata redatta dal segretario comunale e che già era in possesso dell'amministrazione Casper per tutta una serie di motivi, non da ultimo sicuramente anche quello di poter distribuire negli ultimi mesi dell'amministrazione appunto Gaspari contributi un po' a pioggia, come si voleva, si ricorderà sicuramente una famosa delibera dove si arrivò a distribuire addirittura 500.000 euro di contributi. Il regolamento non è stato mai portato in consiglio comunale e quindi approvato. Ora, questa querela che è nata è una querela che non ha motivo di esistere, perché si sa benissimo che un regolamento, quando anche già in qualche maniera predisposto,
deve essere comunque sottoposto all'attenzione dei consiglieri che lo devono approvare. E tutti i consiglieri hanno il diritto innanzitutto di leggerlo, di studiarlo e laddove lo interesse lo può di apportare quelle modifiche che potrebbero migliorare e quindi potrebbe anche facilitare una approvazione all'unanimità, perché non ci dimentichiamo che questo è un punto che noi vorremmo che venisse approvato all'unanimità, perché i contributi non hanno un colore, i contributi ovviamente vengono elargiti oggi da un'amministrazione di centrodestra, ma domani dovrebbero essere appunto laddove dovesse tornare governare la città centro-sinistra, dovrebbe avere in mano un regolamento che non ha un problema di colorazione politica.